Volume secondo, estratto dal capitolo 47. Gesù piange per causa di Giuda e Simone Zelote lo conforta. Gesù è seduto in un frutteto e mangia della frutta che gli ha offerto un contadino. Forse ha parlato poco prima perché l'uomo dice: «Soccorrere alla tua sete mi è gioia, maestro. Il tuo discepolo ci aveva parlato della tua sapienza, ma noi siamo rimasti stupiti nell'ascoltarti. Vicini come siamo alla città santa, si va di frequente in essa per vendere frutta e verdure, e allora si sale anche al tempio e si sentono i rabbi. Ma non parlano, no, come te. Si veniva via dicendo: se così è, chi si salva? Tu invece, oh, pare di avere il cuore alleggerito, un cuore che torna bambino pur restando uomo. Sono rozzo, non mi so spiegare, ecco, ma tu capisci, certo. Sì, ti capisco. Tu vuoi dire che con la serietà e la conoscenza delle cose propria di chi è adulto, senti, dopo aver ascoltato la parola di Dio, la semplicità, la fede, la purezza, rinascerti in cuore e ti pare di tornare bambino, senza colpe e malizie, con tanta fede, come quando per mano della mamma salivi al tempio per la prima volta e pregavi sulle sue ginocchia. Questo vuoi dire? Questo, sì, proprio questo. Felici voi che siete sempre con lui, dice poi a Giovanni, Simone e Giuda che mangiano succosi fichi, seduti su un basso muretto. E termina, e me felice per averti ospite per una notte. Non temo più sciagura in questa mia casa, perché la tua benedizione è entrata in essa. Gesù risponde, la benedizione opera e dura se gli animi rimangono fedeli alla legge di Dio e alla mia dottrina. In caso contrario la grazia cessa. Ed è giusto, perché se è vero che Dio dà sole e aria tanto ai buoni come ai cattivi, perché vivano, e se buoni si facciano migliori, se cattivi si convertano, è anche giusto che altrove si volga la protezione del Padre a castigo di chi è malvagio, per richiamarlo con delle pene al ricordo di Dio. Ma non è sempre male il dolore? No, amico, è un male dal lato umano, ma dal sovraumano è un bene. Aumenta i meriti del giusto che lo subiscono senza disperazione e ribellione e lo offrono, offrendosi con la loro rassegnazione come sacrificio di espiazione per le proprie manchevolezze e le colpe del mondo ed è redenzione per coloro che giusti non sono. Ma è tanto difficile soffrire, dice il contadino, al quale si sono uniti i familiari, una decina fra adulti e bambini. Lo so che l'uomo lo trova difficile e sapendo come lo avrebbe trovato tale, il padre non aveva dato il dolore ai suoi figli, venne per la colpa. Ma quanto dura il dolore sulla terra, nella vita di un uomo? Poco tempo, sempre poco, anche se dura tutta la vita. Ora io dico, non è meglio soffrire per poco che per sempre? Non è meglio soffrire qui che nel purgatorio? Pensate che il tempo là è moltiplicato per 1 a 1000. Oh, che in verità vi dico che non maledire, ma benedire il soffrire si dovrebbe e chiamarlo grazia e chiamarlo pietà. Oh, le tue parole, maestro, noi le beviamo come un assetato d'estate beve acqua e miele presa da fresca anfora. Vai proprio via domani, maestro. Sì, domani, ma tornerò ancora per ringraziarti di quanto hai fatto per me e questi miei e per chiederti ancora un pane e un riposo. Sempre, maestro, qui li troverai. Si avanza un uomo con un asinello carico di verdure. Ecco, se il tuo amico vuole andare, il figlio mio va a Gerusalemme per il grande mercato di Parasceve. Bene, vai Giovanni, tu sai quanto devi fare. Fra 4 giorni ci rivedremo, la mia pace sia con te. Gesù abbraccia Giovanni e lo bacia. Anche Simone fa lo stesso. Maestro, dice Giuda, se tu lo permetti andrei con Giovanni, mi preme vedere un amico. Ogni sabato è a Gerusalemme. Andrei con Giovanni sino a Betfage e poi andrei per conto mio. È un amico di casa, sai, mia madre mi ha detto, non ti ho chiesto nulla, amico.
dice Gesù. Mi piange il cuore a lasciarti, ma fra 4 giorni sarò con te di nuovo e sarò così fedele che ti verrò anche a noia. Vai pure, all'alba che sorgerà fra 4 giorni, siate alla porta dei pesci. Addio, e Dio vi vegli. Giuda bacia il maestro e se ne va vicino al ciuchino, che trotterella per la via polverosa. La sera scende sulla campagna che si fa silenziosa. Gesù è rimasto al suo posto per qualche tempo, poi si alza, gira dietro la casa, si dilunga per il frutteto e si isola. Si inginocchia, prega e poi si curva col volto contro il suolo, sull'erba e piange. Me lo dicono i suoi sospiri profondi e spezzati. Un pianto sconfortato, senza singhiozzi, ma tanto triste. Passa del tempo così. La luce è ormai crepuscolare, ma non è ancora buio, e nella poca luce ecco spuntare da sopra un cespuglio la faccia brutta e onesta di Simone. Capisce che Gesù è triste per i sospiri che trae e la sua bocca dalle labbra tumide e persino violacee si apre. Maestro, chiama. Gesù alza il volto. Tu piangi, maestro, perché? Mi permetti di venire? Il viso di Simone è tutto stupito e accorato. È un brutto uomo, decisamente. Alle fattezze non belle, al colorito olivastro scuro, si unisce il ricamo bluastro e incavato delle cicatrici lasciate dal suo male. Ma ha uno sguardo così buono che la bruttezza scompare. Vieni, Simone, amico. Gesù si è seduto sull'erba. Simone gli si siede vicino. Perché sei triste, maestro mio? Io non sono Giovanni e non saprò darti tutto quanto ti dà lui, ma è in me il desiderio di darti ogni conforto. E ho solo un dolore, quello di essere incapace di farlo. Dimmi, ti ho forse spiaciuto in questi ultimi giorni, al punto che il dover stare con me ti accascia? No, amico buono, non mi hai mai spiaciuto dal momento che ti ho visto e credo che non mi sarai mai cagione di pianto. E allora, maestro? Non sono degno della tua confidenza, ma per l'età quasi ti potrei essere padre e tu sai che sete di figli ho sempre avuto. Lascia che io ti carezzi come fossi un figlio e che ti faccia in quest'ora di pena da padre e da madre. È di tua madre che tu hai bisogno per dimenticare tante cose. Oh sì, è di mia madre. Ebbene, in attesa di poterti consolare lei, lascia al tuo servo la gioia di consolarti. Tu piangi, maestro, perché ci fu chi ti spiacque. Da più giorni il tuo viso è come sole offuscato da nubi. Io ti osservo. La tua bontà cela la tua ferita perché noi non si odi colui che ti ferisce. Ma questa ferita duole e ti dà nausea. Ma dimmi, mio signore, perché non allontani la sorgente della pena? Perché è inutile umanamente e sarebbe anticarità. Ah, tu hai capito che io parlo di Giuda, è per lui che soffri. Come puoi tu, verità, sopportare quel menzognero? Egli mente e non cambia colore. È falso più di una volpe, chiuso più di un macigno. Ora è andato via, che va a fare? Quanti amici ha egli mai? Mi duole lasciarti, ma vorrei seguirlo a vedere. Oh, Gesù mio, quell'uomo, allontanalo, Signore mio. È inutile, quello che deve essere sarà. Che vuoi dire? Nulla di speciale. Tu lo hai lasciato andare volentieri perché ti sei ripugnato del suo modo di Gerico. È vero, Simone, io ti dico ancora, quello che deve essere sarà. E Giuda è parte di questo futuro. Vi deve essere anche lui. Ma Giovanni mi ha detto che Simon Pietro è tutto schiettezza e fuoco. Lo sopporterà costui. Lo deve sopportare. Pietro è destinato anche lui ad una parte e Giuda è il canovaccio su cui egli deve tessere la sua parte. Oh, se più ti piace, è la scuola in cui Pietro si farà più che con ogni altro. Esser buoni con Giovanni, capire gli spiriti come Giovanni, è virtù anche degli ebeti.
ma esser buoni con chi è un Giuda e saper capire gli spiriti come quelli di Giuda ed esser medico e sacerdote per essi è difficile. Giuda è il vostro insegnamento vivente. Il nostro. Sì, il vostro. Il Maestro non è eterno sulla terra, se ne andrà dopo aver mangiato il più duro pane e bevuto il più aspro vino. Ma voi resterete a continuarmi e dovete sapere. Perché il mondo non finisce col Maestro, ma dura oltre, sino al ritorno finale del Cristo e al giudizio finale dell'uomo. E in verità ti dico che per un Giovanni, un Pietro, un Simone, un Giacomo, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, vi sono almeno altrettanto volte sette Giuda. E più, più ancora. Simone riflette e tace, poi dice: I pastori sono buoni. Giuda li sprezza, ma io li amo. Io li amo e lodo, risponde Gesù. E ancora Simone, sono anime semplici, come piacciono a te. E Gesù, Giuda è vissuto in città. Già, sua unica scusa, ma tanti lo sono vissuti in città, eppure, quando verrai dal mio amico? Domani, Simone, e ben volentieri perché siamo io e te soli. Penso sia uomo colto ed esperto come te, e molto sofferente, nel corpo e più nel cuore, maestro. Ti vorrei pregare di una cosa: se non ti parla delle sue tristezze, tu non interrogarlo sulla sua casa. Non lo farò, io sono per chi soffre, ma non sforzo le confidenze. Il pianto ha il suo pudore. Ed io non l'ho rispettato, ma mi ha fatto tanta pena. Tu sei un amico e già avevi dato nome al mio dolore. Io per il tuo amico sono il rabbi sconosciuto. Quando mi conoscerà, allora. Andiamo, la notte è venuta. Non facciamo attendere gli ospiti che stanchi sono. Domani all'alba andremo a Betania.